Ciao a tutti e benvenuti su Lemissima, il primo canale di recensione italiano su calze, collant e altri prodotti femminili. Io sono Ariannis e oggi apriremo insieme questo nuovo pacchettino. Dalla bustina mi piace tantissimo, sarà perché amo il rosa, ma vabbè, la lasciamo. Devo dire che sembrano delle calze invernale da fuori, però non ne sono certa, non vuol dire solo perché sono così spesse da vederle fuori che siano invernali, magari sono in cotone. E ho appena letto. I shiny calzini sopra inverno calze. Ok, andiamo ad aprirle. Però sono in cotone, non sono così pesanti come sembrerebbero. Ok, no, sono in cotone, si potrebbero mettere anche adesso, di sera magari, però non sono di lana. Ok, intanto devo dire che sembrano un gambaletto, forse una parigina. Sì, forse una parigina, molto probabilmente. Come potete vedere, il disegno, abbiamo dei disegni triangolari e qua in alto invece abbiamo una cucitura, ok, dritta. Sotto abbiamo la cucitura classica del piede. E davvero io le tocco, ma sono in cotone, non sembrano per niente pesanti. E andiamo subito a provarle. Eccomi qua. Volevo metterle davanti a voi, così potete capire al momento stesso che le metto la qualità. Allora, come vedete, un po' fatica a metterle, cioè a tirarle su, ma secondo me è perché adesso ho la crema sulle gambe e probabilmente fa un po' fatica, però mi sembra la mia taglia. Come vedete, ho scelto una gonnellina bianca e un top scuro. Questo outfit potrebbe andare bene sia per il giorno che per la sera. Adesso che siamo in estate, non c'è assolutamente problema. Come vedete, io le tiro fino sopra le ginocchia, anche perché è il suo bello, e poi cosa faccio? Le arriccio un po', così. Mi piace molto questa cosa un po' da scolaretta. Ho scelto delle sneakers rosa, che ci stanno benissimo. Per il momento non le trovo particolarmente calde, le calze. Per cui, come dicevo, sono in cotone, non sono in lana. Capisco che fa strano perché non tutte indossano delle calze d'estate. Io le indosserei senza problemi. Quindi per quello forse scrivono inverni, calze d'inverno. Come vedete, bellissime, le adoro. E poi vabbè, con le scarpe rosa, sneakers stanno bene e danno quel senso di leggerezza, di freschezza estiva, ecco. Niente, questo è il mio primo outfit, un toppettino molto estivo, trasparente con sotto reggiseno nero. L'ho scelto scura un po' per darvi la sensazione che questo outfit potrebbe essere indossato anche di sera senza problemi. Non vedo nessun tipo insomma, non vedo cose contrarie, anzi, poi d'estate, come vi dicevo, va benissimo. Adesso invece vi provo le calze e tengo sempre le sneakers con un vestitino.
Ho scelto un vestitino rosa con i fiori, sempre perché amo il rosa. Come potete notare, anche le mie scarpe sono rosa. Che dire, a me piace tanto. Faccio vedere, forse un po' così riuscite a vedermi. Oh, mi piace tantissimo questa scelta. Spero piaccia anche a voi. È un vestitino leggero, estivo. E con queste casse stanno benissimo, e anche perché non danno caldo, come vi dicevo, non sono di lana, sono in cotone, per cui sono perfette, sono comode e non ho ancora avuto fastidio. Forse mi stringono un po' qua, però credo sia dovuto al fatto che siano nuove, per cui dopo un paio di lavaggi sicuramente si allargano. Ovviamente vi consiglio di lavarle a mano, mai lavare le calze in lavatrice, si rovinano. Per il resto io sono super contenta, mi piacciono tanto, spero piacciono anche a voi. Come vedete qua la cucitura non c'è, ma viene riportata sopra, alle dita dei piedi, per cui non dà proprio fastidio, anzi, preferisco la cucitura della punta del piede sopra le dita invece che sotto. Per il resto, niente, io ho finito. Vi ricordo che sotto il video troverete la descrizione di queste bellissime parigine dove potete comprarle. E vi ricordo che questo video continua su Patreon, per cui a presto per chi non è ancora nostro sostenitore su Patreon, oppure ci vediamo là.